Ciao a tutti, allora, ce la sto facendo, oggi abbiamo battuto la fiacca, non fate caso alle mie condizioni pietose, ma vi ho già detto come funziona e quindi non sto a ripetere sempre le stesse cose. Oggi siamo scesi giù d'aosta perché avevamo i mici senza cibo e quindi per forza di cose non c'era proprio più neanche una crocchetta e dovevamo scendere a prendergli il rancio. Così ne ho approfittato e sono passata fino dai cinesino di fiducia. E ho preso i cuscini per mettere le mie bellissime fodere e ta-da! Alla fine sono così. Uno, adesso i cani ci vanno poi a dormire sopra, già pieni di peli, però devo dire che basta passare la mano e vengono via, quindi è una bella cosa. Ta-da! Mi sono ricordata che avevo ordinato anche Ariel perché gliel'avevano fatta sempre stile così, però con i capelli fucsia. Invece, per quanto riguarda la cucina, abbiamo le piastrelle. Ieri abbiamo passato la giornata a finire le fughe del pavimento. Io ho anche dato una piccola incerata, poi domani finirò il pavimento. Abbiamo dato il bianco. Martedì, come vi dicevo, io domani finisco di fare il pavimento. Martedì mi montano la cucina e poi inizierò a fare la filippina come se non ci fosse un domani. Spero che venga anche il tubista a farmi subito gli allacciamenti perché io devo rimettere tutto in ordine e se lui non arriva io non posso lavare, non posso fare già. Allora, ho già detto al mio compagno, vedi di chiamarlo che martedì sia qua, perché se no io lo strozzo. E poi, se Dio vuole, finalmente riuscirò a farvi vedere questa cucina. So già che ci sarà un difetto perché la casa è vecchia e dall'inizio della stanza alla fine dell'altra stanza sul pavimento ci sono 2 cm di dislivello. Quindi molto probabilmente da una parte lo zoccoletto mi rimarrà con un piccolo spazio, ma non me ne frega un tubo, intanto c'ho la cucina nuova e va bene. D'altronde la casa è vecchia, non si può pretendere. E niente, oggi abbiamo deciso che non facciamo niente, oggi ci riposiamo, facciamo il riposo del guerriero. In compenso devo andare a mettere fuori il cagnone della mia vicina di casa perché oggi sono via a lavorare tutte e due, quindi mi hanno chiesto il favore di esci il cane che lo pisci. E per il resto va bene, un po' alla volta, adesso come avremo la cucina inizieremo con lo studio. Qualcosa avevo già spostato io, ve l'avevo già fatto vedere in un altro video. E se riusciamo, entro l'autunno avremo anche lo studio. E niente, questi erano gli ultimi aggiornamenti. Vi auguro una buona domenica e ciao a tutti.